folta presenza di imprenditori oggi alla sede della Camera di Commercio di Fermo per le premiazioni del Premio della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico 2014. Il Presidente della Camera di Commercio, Graziano Di Battista, unitamente alle autorità, ha premiato numerose aziende che hanno dato lustro e continuano a portare avanti il buon nome del territorio con un impegno non solo imprenditoriale ma anche sociale e culturale. Ho visto con soddisfazione questo ricambio generazionale, quindi voglio dire è una cosa che ho avuto modo di vedere e di apprezzare già qualche anno fa, quando abbiamo fatto i nostri hospitality, facendo un giro per le aziende, per le nostre imprese, abbiamo visto che i giovani si sono sostituiti, diciamo così, o si sono integrati, ecco forse il termine è migliore, ai genitori, ma con una caratteristica importante: i genitori sono rimasti nelle aziende a garantire la qualità dei prodotti, il lavoro e la continuità. Sicuramente per me il tutto è nato da una grande passione, veramente da un atto d'amore verso la cultura, l'arte, il bello inteso in tutte le sue forme. Io sono una cantante, una musicista, e ho sentito proprio la necessità comunque di portare avanti un discorso di professionalità, di serietà, legata proprio a quello che è la musica, e per questo è nata la Malibra. Quanta gratificazione e quanta ancora incentivazione per continuare questo percorso già tanto impegnativo. Ma io penso che dietro ad un racconto, perché le cose che noi abbiamo raccontato oggi fondamentalmente sono favole, no? Le favole hanno un lieto fine, però io dietro a questo racconto trovo delle parole. Una è la paura di sbagliare, perché hai tanti ragazzi che ti guardano con gli occhi per il futuro. Un'altra parola brutta è la sofferenza di tirare su una serranda per un'azienda oggi in Italia, quindi se le cose non cambiano sicuramente non è che avremo un futuro fantastico. Poi è molto importante innovarsi, ricerca e investire molto sul valore umano, che i collaboratori sia interni e sia esterni è molto importante, perché per un'azienda che vuole sempre innovarsi per andare avanti nel miglior modo e stare nei mercati. E quindi credo che sia giusto dare agli imprenditori che di solito lavorano nel silenzio della propria azienda, dare ecco un palcoscenico, una platea, un palcoscenico dove possono esprimere, e noi possiamo raccontare veramente le meraviglie che hanno fatto grande questo territorio e che sono, direi, la parte fondamentale per il Made in Italy nel mondo. Tanta soddisfazione perché abbiamo visto una testimonianza da questo territorio, che poi è una testimonianza anche presente nella comunità marchigiana, di solidità, di voglia di superare le difficoltà, ma questo perché si hanno radici ben solide, questo è fondamentale. Abbiamo sentito parlare di coraggio e il coraggio si traduce nell'innovazione. Abbiamo sentito parlare di passione e amore e questo si traduce, e famiglia, e questo si traduce in coesione sociale. Abbiamo sentito parlare di parole chiave, importanti per il territorio, ma che guardano al futuro. Quindi grande soddisfazione, soprattutto grande soddisfazione anche come rappresentante di un'istituzione che si è trovata a programmare, che pensa a uno sviluppo sempre costante della comunità regionale e di una comunità così vocata quindi anche all'impresa, anche attraverso per esempio la programmazione dei fondi strutturali europei, dove ci sono queste parole d'ordine. Ecco, in una congiuntura come quella di oggi, Presidente, 35 premi, quanta ancora passione, che è stato un po' l'elemento di nascita delle aziende, e quanto ancora impegno per andare avanti e far sì che questo territorio sia così vocato di eccellenze. Forse la vera meraviglia di questa giornata sta proprio qui, e cioè vedere in un contesto come questo, dove spesso ci si, come si dice, piange addosso, consapevoli delle difficoltà, perché hanno quell'ottimismo della volontà e quella voglia comunque e la tenacia di tenere alto il livello di impegno, e vediamo che gente che aumenta fatturato, sono belle notizie che fanno bene, ci fa star bene. Un premio che, come hanno testimoniato gli imprenditori, rappresenta non un punto di arrivo bensì un punto di partenza, quindi non una gratificazione per il tanto impegno in tanti anni a se stessi, alla propria azienda, al proprio staff, ma anzi un'incentivazione nel proseguire con la propria passione e nel portare avanti con forza e convinzione il proprio saper fare.